Nel 750° anniversario della nascita, la gente di Serravalle Pistoiese ha celebrato il proprio patrono, San Lodovico. Dopo il palio degli arcieri della Vigilia, la celebrazione della Santa Messa, la statua del santo ha sfilato, portata a spalla, per le strade del paese. Una bellissima processione, con tanti figuranti, la banda, io, il sindaco di Chiesino Sanese, la polizia municipale, San Lodovico a spalla, che si sa che è un sacrificio portarlo, che, insomma, però insomma, le tradizioni, finché c'è la possibilità, vanno rispettate. Un gesto che, ha spiegato il parroco Don Stanislav, ricorda il seguire nella vita di tutti i giorni l'esempio di questo santo che, come da tradizione, dal 1306, apparve sulle mura della Rocca per proteggerne la gente dall'assedio delle truppe lucchesi. Vogliamo seguire anche il nostro santo, perché lui è chiamato l'uomo del cielo, Angelus la terra. Infatti quello che faceva, ha rinunciato a tutto, di avere potere, di essere un re. Invece ha lasciato tutto, è diventato un francescano, vescovo, molto giovane, 23 anni. Però ci ha lasciato in questa breve vita un bel esempio da seguire, da imitare. In tanti hanno partecipato a questo momento di fede e tradizione. Tra la folla anche l'attrice e regista romana, oramai serravallina d'adozione, Margherita Bui. Ci vengo da quando sono nata, io abito qua vicino, c'ho la casa in campagna qua vicino e siamo molto affezionati a questa festa, che ancora c'è e sono molto contenta. No, spero ci sia sempre, San Lodovico è il nostro protettore. E direi una grossa partecipazione sia di figuranti ma anche di gente comune che è tornata a Serravalle per questa occasione sacra. È una tradizione davvero importante che ritorna con tantissima partecipazione e questo ci può fare solo che piacere. A concludere la festa, i fuochi artificiali che hanno illuminato il cielo di Serravalle per celebrare San Lodovico.